Officina della Legalità ha coinvolto i giovani in 4 giorni di incontri, dibattiti, laboratori e lavori sul tema della partecipazione attiva alla vita della comunità. Non si è trattato di lezioni statiche, ma veri e propri laboratori tenuti da persone che operano ogni giorno sul campo, come Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Comando Provinciale dei Carabinieri. Nel corso degli incontri si è parlato di intercettazioni, droga, reati su internet, violenza nei luoghi pubblici e privati. Il progetto si è concluso con un meeting al Palalì, nel quale gli studenti hanno potuto condividere la presentazione dei propri elaborati e partecipare ad un concerto finale. Abbiamo visto oggi la presentazione dei lavori che i ragazzi hanno portato qui oggi, che è veramente di grande sorpresa per quanto mi riguarda. E quindi questo ci fa capire che abbiamo lavorato in un tema molto sentito e soprattutto che c'è una sensibilità forte nei giovani per parlare di legalità, e quindi io direi che possa essere comunque un progetto da ripetere anche per l'anno prossimo. Devo ringraziare ovviamente tutti gli attori che hanno contribuito a queste 3 giornate che sono state veramente molto importanti. Io non posso che essere felice di aver visto così una grande partecipazione, e veramente ci avete messo la volontà, ma soprattutto penso che qualcuno ci abbia messo anche il cuore oltre che la testa. Io credo che comunque per sconfiggere queste illegalità ci sia tanto bisogno di curare questi valori della persona umana. Se tutti noi avessimo ben in mente come ci si deve comportare senza abusare dell'amico, del prossimo, delle regole, probabilmente le regole stesse non servirebbero. Quindi speriamo che il nostro futuro possa essere pieno di persone che credono che comportandosi onestamente, trasparentemente e soprattutto con i valori fondanti della persona umana, ecco, si possa superare anche tutte queste illegittimità. Grazie e buon concerto. Si sono esibiti 3 gruppi emergenti, i Prom, Ezza e Repsel, che si sono distinti nella rassegna Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Lascio che scivoli senza far rumore, lascio che corra il suo cammino privo di passione, lascio che vada, che si porti via i dritti, lascio che faccia il suo corso trascinando via i feriti. Tutti e 3 giorni ed è stato un progetto molto interessante, e soprattutto riguardo i vari aspetti della legalità, che è molto bello approfondire cose come la mafia e la droga, e che magari non vengono tanto affrontate per paura di dirle. Invece, facendo questo progetto, abbiamo fatto vedere e dimostrato alle persone che anche noi ci siamo. Abbiamo sviluppato dei piani, o comunque delle azioni per combattere la mafia. Nel campo imprenditoriale volevamo istituire appunto un'associazione chiamata ANAM, Associazione Nazionale Antimafia. Il suo scopo è quello di tutelare gli imprenditori dalla mafia e di risollevare l'impresa. Collegandosi al sito della provincia di Padova, alla pagina Officina della Legalità, si possono vedere i video e gli elaborati realizzati dagli studenti.